Te lo spieghi questo PISA, dottor Jekyll e Mr. Hyde? Ma sì, è vero, il primo tempo abbiamo avuto parecchie palle gol, non siamo riusciti a concretizzarle, poi nel secondo tempo comunque ci eravamo detti che dovevamo ripartire con lo stesso piglio e adesso non mi ricordo che minuto abbiamo preso il gol, però poi da lì in poi siamo stati un po' frettolosi nel cercare alcune giocate, qualcuno di noi poi non stava neanche bene fisicamente, ecco spiegato come mai abbiamo perso. Gol che è arrivato anche su un'ingenuità grossa della difesa. Sì, è stato un errore individuale, però può succedere, ne vediamo anche tanti in Serie A ogni domenica, però dobbiamo solo ripartire perché adesso c'è un'altra partita importantissima che è quella di domenica. Ci tenevamo la Coppa Italia perché comunque io l'anno scorso sono arrivato in finale anche in Coppa Italia e l'ho persa e ci tenevo particolarmente a riarrivare di nuovo perché comunque abbiamo l'organico per puntare su tutti e due fronti. Dispiace, però testa alta, andiamo a Roma. Senti, mister, anzi, si tratta proprio sul fatto che spesso giochiamo bene un tempo e male l'altro, che sia il primo che sia il secondo, a seconda dell'occasione. Come mai si spieghi questi cambi così repentini tra un tempo e l'altro? Una cosa che si ripete praticamente all'inizio stagione quasi. Sì. Ma non ci ho mai fatto caso, sinceramente, però penso sia comunque una questione credo mentale, perché comunque fisicamente stiamo bene, andiamo sempre il doppio degli altri, quindi penso che l'unica spiegazione sia quella. È vero che anche domenica con la Maceratese l'unica occasione che hanno avuto ci hanno fatto gol. Oggi per un nostro errore, dopo aver dominato il primo tempo, abbiamo preso gol. Quindi tendo un attimino a fare il vecchietto della situazione e dire di alzare le antenne perché comunque è un momento dove appena sbagliamo prendiamo gol, quindi non dobbiamo concedere niente. Questo deve essere il diktat da qua alla fine della stagione che manca una partita, perché è un periodo che come concediamo qualcosa ci puniscono. Capitano questi momenti in una stagione e dobbiamo superarlo solo con la concentrazione e la cattiveria agonistica. Senti Dario, facendo un passo indietro, il mister ti ha elogiato spesso per questa grande adattabilità che hai avuto nella difesa 3, oggi addirittura hai fatto il centrale a 4, ha spesso sottolineato la maniera nella quale ti sei adattato, a volte anche badando molto al sodo, come ti sei trovato? No, mi trovo bene, io sono una persona che sta bene quando le cose intorno a me vanno bene e stanno bene gli altri, quindi se posso dare una mano in un ruolo non mio lo faccio volentieri, senza nessun problema come ho dimostrato dall'inizio della stagione, ecco, quindi non mi crea nessun problema giocare a destra, a sinistra, centrale di destra, centrale di sinistra, terzino. Adesso non esageriamo. Senti, dopo questo passo falso c'è qualche preoccupazione in più in vista della gara di domenica o magari può essere un campanello d'allarme per una maggiore concentrazione? No, è solo come ho detto prima, è il momento dove non dobbiamo concedere niente, perché come concediamo una punizione, un errore nostro, ci puniscono e quindi bisogna alzare il livello di concentrazione e il livello di cattiveria, perché non possiamo permetterci di fare brutte figure da nessuna parte. Oggi secondo me l'atteggiamento è stato giusto, è sceso in campo comunque anche chi ha giocato meno. Il primo gol, se finiva la partita 2-3-0, penso non c'è niente da dire. Per cui dobbiamo solo alzare il livello di concentrazione, anche perché mancano 4-5 giorni prima della sosta, e quindi dobbiamo buttare dentro tutto quello che abbiamo in questi 4-5 giorni. Posto?